Allora, attualmente noi in questo momento ci troviamo a 2700 metri di quota nell'alto versante meridionale del vulcano e più precisamente in corrispondenza dell'orlo occidentale della Valle del Bove che vedete qui alla mia destra. Questa depressione rappresenta l'elemento morfologico più importante del vulcano, insieme ai crateri sommitali che invece si trovano di fronte a noi, che sono la cima del vulcano, oggi a 3350 metri sul livello del mare. La fortuna di lavorare sull'Etna è che sostanzialmente abbiamo la possibilità di lavorare su un laboratorio, che è in continua attività. E quindi recandosi sul vulcano, come abbiamo fatto oggi, si ha la possibilità di poter studiare sia la storia antica dell'edificio, come si vede per esempio nelle rocce che affiorano lungo la Valle del Bove, e così come si ha la possibilità di poter studiare l'attività più recente, nella fattispecie quella prodotta per esempio dal più giovane dei crateri sommitali dell'Etna, ossia il cratere di Sud-Est. Lo studio dei prodotti che vengono eruttati, che sono stati eruttati dal vulcano nel corso dei decine di migliaia di anni, è estremamente interessante perché quelle che sono le caratteristiche mineralogiche e composizionali del materiale eruttato costituiscono una sorta di carta d'identità delle rocce che ci consentono di classificarle e di vedere se e come sono variate nel tempo. Io sto promuovendo un progetto Avengers, ovvero Analogs for Venus Geologically Recent Surfaces, che nei prossimi anni si occuperà di selezionare ed analizzare tutta una serie di vulcani terrestri per poi compararli con i vulcani attivi di Venere. Quello che noi faremo sarà essenzialmente di andare a campionare delle lave, possibilmente appena eruttate, per poi analizzarle in laboratorio e capire quanto queste possano essere simili alle lave che verranno poi, quindi ai materiali vulcanici che verranno osservati dalle prossime missioni che analizzeranno, studieranno Venere. Ce ne sono tutta una serie di missioni, due della NASA, in particolare Da Vinci e Veritas, poi c'è una missione dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, Envision, c'è la missione Roscosmos Venera D e ci sono anche due missioni proposte, la missione dell'Agenzia Spaziale Indiana Shukrayaan 1 e anche una missione cinese VOICE, quindi ci sono tutta una serie di missioni che andranno ad analizzare Venere nel prossimo decennio e quindi ci diranno tanto di più su quello che noi adesso ancora non conosciamo di questo pianeta estremamente vulcanico. Questa è appunto una roccia lavica dell'Etna che, come potete vedere, è alterata. Tutta questa patina che potete vedere qui è una patina di alterazione ed è questo proprio quello che noi vogliamo anche capire su Venere, ovvero questa alterazione chimica avviene anche su Venere, soltanto che su Venere è molto più estrema che sulla Terra questa alterazione, in quanto l'atmosfera di Venere, lo voglio ricordare, è di 90 bar, ovvero una pressione atmosferica equivalente a quella che noi percepiremmo a 900 metri sott'acqua, con 475 gradi Celsius di temperatura, quindi le condizioni, diciamo così, ambientali sulla superficie di Venere sono, a dire la verità, infernali. Com'era Venere quando si è formato? Come sarà la Terra fra un miliardo o più di anni? Cosa succede se si sviluppa un effetto serra improvviso? Cioè, quali sono le analogie tra la Terra e Venere? Io sono anche co-principal investigator di una missione spaziale che si chiama Plato ed è una missione che verrà lanciata nel 2026, alla fine del 2026, quindi ormai abbastanza presto, e avrà come scopo la ricerca di pianeti piccoli attorno a stelle come il Sole. Farà tante altre cose, ma questo è il goal principale. Noi cerchiamo con Plato pianeti piccoli, quindi come la Terra. Ma nel Sistema Solare di pianeti come la Terra, dal punto di vista di dimensioni e di massa, abbiamo anche Venere. Inoltre Venere anche c'ha dei vulcani. Noi siamo sull'Etna, che è un vulcano. Quindi la prima analogia che ci interessa esplorare è quella tra
il vulcano Etna, il suo regime effusorio, ma anche ciò che produce, le sue lave, con quelle che ci sono su Venere. Quindi è uno studio che ci mette a confronto un qualcosa che c'è sul nostro pianeta con qualcosa di simile che c'è sui pianeti del nostro sistema solare. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è il fatto che non ci può essere vita su un pianeta, come la intendiamo noi almeno, senza la presenza di una tettonica zolle e dell'attività vulcanica, perché sappiamo che sul nostro pianeta questi sono stati elementi fondamentali per creare l'atmosfera che oggi abbiamo, quella che chiamiamo l'atmosfera secondaria. Ci troviamo lungo il rift di nord-est, settore nord-orientale dell'Etna, lungo la frattura eruttiva dell'eruzione del 2002. È una spaccatura del versante nord-orientale del vulcano, da cui periodicamente fuoriescono delle colate laviche. Per noi geologi strutturali è importante perché mettiamo in relazione la deformazione del vulcano rispetto al quadro geologico regionale, geodinamico, dell'intera Sicilia orientale. Ci troviamo su una frattura in questo momento, come potete vedere sotto di me, una frattura come ce ne sono diverse in questa zona, che interagisce con dei flussi lavici, come potete vedere nei dintorni, con dei flussi lavici di lave Pauehoe. Pauehoe è un termine hawaiano che indica lave su cui si può camminare, che vengono contraddistinte dalle lave Aa, che è un altro termine hawaiano, che sostanzialmente vuol dire lave su cui non si può camminare. Ora, questi rift, ovvero queste fratture come quella che vedete sotto di me, sono molto utili nella geologia perché ci permettono di eseguire una datazione relativa dei depositi vulcanici che noi stiamo analizzando. In questo caso, per esempio, possiamo sapere già con certezza che questa frattura è più recente delle lave che taglia. Trasportando tutto questo discorso anche all'analisi comparativa con Venere, ecco, su Venere ci sono dei vulcani tra i più recenti che interagiscono esattamente come l'Etna in questa zona, che interagiscono con delle zone di rift, ovvero con delle fratture come questa. Per esempio Idun Mons, che è uno dei vulcani più recenti di Venere possibilmente attivo, interagisce anch'esso con una zona di rift, ovvero con delle fratture che lo attraversano e dislocano anche localmente i flussi lavici. E quindi possiamo vedere che anche in questo caso l'Etna ci aiuta nell'analisi comparativa con il vulcanismo di Venere. Ovviamente noi non possiamo andare su Venere, però possiamo venire sull'Etna, quindi ad eseguire comunque sia delle analisi in situ e capire un attimo come funziona il vulcanismo terrestre per poi compararlo anche con quello di Venere.